Condivido pienamente. Innanzitutto volevo ringraziare per questa anticipazione rispetto ai colleghi. Allora, diciamo, non perché donna, ma perché la decana, sono la più vecchia senz'altro di tutti, forse non per anzianità direttoriale, ma per anzianità di servizio. Condivido e poi spiegherò anche perché, entrando magari più nei particolari. Prima volevo presentare brevemente la mia testata. È un giornale storico, 1877, è l'anno della sua fondazione. Io arrivo al Corriere di Novara nel 1973, questo significa che vedo ancora la linotype, cioè vedo ancora la stampa a piombo, quindi arrivo poco dopo il sistema Gutenberg e vivo tutta questa evoluzione. Noi siamo un trisettimanale, usciamo il giovedì, il sabato e il lunedì. Il giovedì è l'edizione storica, il sabato è l'ultima, nata nel 2005, e lunedì ovviamente l'edizione sportiva. Allora, ritornando invece a quello che diceva appunto il collega, ha parlato di smanettoni, sono completamente d'accordo. Gli smanettoni poi hanno un grosso difetto: gli smanettoni non pagano. Noi abbiamo visto per esperienza che appena cerchi di far pagare qualche cosa, ma per esperienza non nostra, perché la nostra consultazione è gratuita, noi poi facciamo gli abbonamenti online e abbiamo lo sfogliatore, si possono contare non proprio sulla punta delle dita, qualcosa in più chi ha chiesto questo tipo di abbonamento rispetto ad altri, anche se bisogna dire che non funziona neanche, in base alla nostra esperienza, il cosiddetto abbonamento in edicola, no? Forse perché sono gli stessi edicolanti a non capire l'importanza della fidelizzazione del cliente, che in questo modo si trova la sua copia al giornale. Quindi lo smanettone non paga e sono assolutamente d'accordo che la mucca, no, tra virgolette, resta, per quanto magra, per quanto provata, per quanto sempre più esposta all'evoluzione dei tempi, resta il cartaceo. Gran parte della, cioè tutto, non saprei fare il rapporto, comunque l'edizione online, la pubblicità che va online sui nostri siti, che sono tre e di cui poi parlerò, è assolutamente minima rispetto alla produzione pubblicitaria del cartaceo, che oppure anche la produzione pubblicitaria realizzata con eventi, che invece è decisamente importante. In redazione noi siamo in 15. Abbiamo gli impaginatori, abbiamo il responsabile della pubblicità, la segreteria e una decina di giornalisti, anche noi con contratto FIEGA FNSI, quindi si capisce che è una redazione strutturata e anche molto professionale, perché ci sono giornalisti professionisti. Potete già immaginare questo a livello anche di costi che cosa può significare. Abbiamo cercato già da anni di conciliare il cartaceo con il web. Abbiamo fatto il sito all'inizio perché si doveva farlo, no? E quindi avevamo questa edizione online che veniva fatta da una grafica, semplicemente mettendo nei giorni d'uscita quello che usciva sul giornale, indicato dai vari redattori, un taglio in modo che si potesse consultare per chi a quei tempi, sto parlando del, appunto, fine anni 90, aveva il computer e la voglia di farlo. Poi abbiamo capito che bisognava evolversi e l'abbiamo fatto. Abbiamo il nostro sito Corriere di Novara istituzionale, che è come una, cioè cerchiamo di far funzionare ovviamente come un amo, come tutti, in modo da poi ricondurre comunque all'acquisto del giornale in edicola. E abbiamo un altro sito di cui ci siamo dotati acquisendolo 2 anni fa, che si chiama Ok Novara, quindi una testata completamente diversa da quella istituzionale, perché aveva già un suo discreto bacino soprattutto di giovani, e noi sappiamo che i giovani i giornali non li leggono, né locali né altri, però bisogna, per cercare di riportarli in qualche modo alla testata Corriere di Novara. E poi abbiamo aperto questo sito Corriere di Borgomanero, su un territorio che è il borgomanerese, che per noi è molto importante, perché è importante anche sotto il profilo imprenditoriale, per le presenze industriali dei distretti che ci sono sul nostro territorio. Si parlava prima, durante gli interventi precedenti, del valore dell'informazione locale. Ecco, quando noi giornalisti del Corriere di Novara vogliamo consolarci un po', no, di fronte a dati, insomma, noi teniamo, però è molto dura oggi riuscirci, ci diciamo che comunque l'informazione locale sarà l'ultima a morire. E vorrei aggiungere che l'informazione localissima sarà l'ultima a morire. Perché ad esempio, e questo è anche un riflesso sul web, immaginiamo, noi abbiamo tante pagine dedicate ai singoli paesi,
l'Interland di Novara vede paesi anche importanti, Oleggio, Cameri, magari con una propria tradizione, addirittura un dialetto completamente diverso l'una dall'altra. Noi abbiamo un corrispondente, tra virgolette, in ciascuna di queste zone. E c'è, per quanto riguarda il web, proprio su queste notizie localissime la massima remora a metterle immediatamente sul web, perché noi arriviamo dove altre testate ben più importanti della nostra e comunque dotate di una redazione sul territorio non arrivano, perché non hanno quella capillarità di presenza affezionata ed entusiasta che abbiamo noi, perché noi abbiamo 15 redattori ma poi avremo 200 collaboratori, ragazzi che seguono e la domenica tutte le partite di tutti i campionati minori, che figuriamoci se li mettiamo sul web, cerchiamo di difendere quello che è il nostro valore il più possibile. Un'ultima cosa, io credo che la professionalità sia fondamentale, la professionalità giornalistica, la nostra etica, la nostra deontologia siano quelle che in futuro faranno sfondare anche l'online delle nostre testate. Dicevo prima che attraverso il web noi creiamo un amo, no? Diciamo qualche cosa della notizia, gli approfondimenti, magari mettiamo la foto gallery non subito sul web, però gli approfondimenti li trovano sul giornale. Ed è la fiducia anche della persona che guarda sul sito, guarda il nostro sito, che sa di trovare questi approfondimenti. Non prendiamo in giro, siamo seri, siamo documentati e questo secondo me è la forza non solo del Corriere di Novara ma di tutte le testate per riuscire a conciliare proprio questo squilibrio tra il cartaceo e il web. Io mi scuso in anticipo perché... per prendere un treno, prima che l'ora si faccia troppo tardi, la tratta Milano-Torino, insomma, è leggermente un po' pericolosa, soprattutto sotto certe ore, non ascolterò tutti i colleghi. E volevo anche ringraziare la Presidente del Consiglio Provinciale di Novara, che è qui, testimoniando una presenza, un'attenzione della politica anche a questi temi che invece sembrano così esclusivi di casa nostra. Grazie.